c'è questa usanza di benedire gli animali in virtù di questo miracolo che Sant'Antonio fece su questa montagna da Eremita, che salvò dall'incendio, da sicura morte, tanti animali suonando il campanaccio. Ecco, per cui stasera siamo tutti armati di campanelli, perché appena uscirà il sacerdote suoneremo il campanello per rievocare proprio questo miracolo. In occasione della festa di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, il Circolo Acri d'Alfino ha organizzato una visita guidata in compagnia degli animali domestici, cani, gatti, canarini, pappagallini. Partito da Piazza dell'Odegitria, il gruppo ha percorso i vicoli della città vecchia sino a giungere nella piazzetta antistante la chiesa di Sant'Anna, dove è avvenuta la consueta benedizione degli animali. Nella chiesa si sono tenute le celebrazioni in onore del santo in compagnia degli amici del cuore. Una delle leggende più conosciute legate a Sant'Antonio Abate è la sua capacità di comunicare con gli animali e di proteggerli da malattie e pericoli. Infatti nell'iconografia cattolica è raffigurato con un maialino ormai ammansito ai piedi a simboleggiare la vittoria dell'eremita contro le tentazioni. Il santo e il fuoco di Sant'Antonio si rifà proprio a Sant'Antonio Abate, e anche per cui oggi non solo Sant'Antonio Abate, ma oggi inizia il carnevale. Quindi inizia il periodo, diciamo, allegro. Quest'anno abbiamo un carnevale che è abbastanza corto e quindi cominciamo da stasera. Per esempio stasera si mangia un calzone di cipolle,